Su una soffitta sono stati eseguiti dei lavori trainati prima che la stessa fosse sanata. Quindi vuol dire che c'era un abuso di qualche tipo, ok? Quindi sulla soffitta C2 sono stati effettuati lavori trainati, ad esempio, faccio un esempio io, cambio le finestre. Successivamente la soffitta è diventata una 2. Possono sorgere problemi con ADE? La soffitta è riscaldata. Così, diciamo, di partenza, dire se io faccio un intervento su un immobile evidentemente, su una parte di immobile evidentemente abusiva, direi di evitare di farlo in generale. Cioè, va bene la CILAS, che nessuno ci obbliga a dichiarare se c'è un abuso o meno, ma fare proprio degli interventi su una porzione, che può essere una stanza in più, una soffitta, un sottotetto riscaldato ma non abitabile, eccetera, in generale eviterei se ci sono degli abusi. Quindi secondo me sì, potrebbero sorgere dei problemi con le ADE in futuro. Non è detto, perché comunque se è riscaldata e a fine dei lavori io ho trasformato la porzione di fabbricato da C2, quindi diciamo sgombero, magazzino, quello che è, in A2, cioè residenziale, quei lavori comunque sono considerati validi e rientrano, anche se ci sono comunque degli abusi. Ora bisogna capire l'entità di questo abuso, probabilmente. Io eviterei sempre di far fare dei lavori su zone con degli abusi, però discrezione del tecnico, tanto non deve dichiararla. Chi è che può controllare? Non è che controlla l'Agenzia delle Entrate, in realtà controllerebbe il comune, cioè il comune che può venirti a dire urbanisticamente non è a posto quel locale e quindi ti faccio la sanzione. Noi consigliamo sempre comunque ai clienti di sanare, anche in corso d'opera comunque di sanare, sì. Perché alla fine risparmi col super bonus e spendi questi 2, 3, 4 mila euro, 5 mila euro per mettere a posto questo locale, tanto un domani che lo dovrai o affittare o vendere, se hai un notaio diciamo normodotato che ti chiede una relazione, una dichiarazione di conformità urbanistica, un RRE, quello che è, comunque glielo devi dare. Questo è quanto. Quindi direi che ai fini dell'accesso al bonus, io abbia un locale con un abuso o no, non mi va a inficiare l'accesso ai bonus. Che poi qualcuno nel percorso, che può essere un commercialista, può essere una banca, può essere quello che è, ti vada a richiedere comunque la regolarità urbanistica, edilizia e catastale, questo è un altro discorso.